Sarà sta una bella parola,
Abbiamo trovato un bel piacere. Ma ci credo, ma scommetto che qua è venuto per Sebastiano, è vero? Sì, l'ultima volta mi ha fatto lui, ma sì, ci sa fare, Sebastiano ci sa fare, farà carriera. Perché lei vuole anche lei, Sebastiano? No, caro, io sono qua per la dottoressa, non incominciamo a far cambiare idea alla gente, io la mia testa rimane permessa. No, fa male. Bisogna dare coraggio a questi giovani. Glielo dia lei il coraggio. Bisogna stargli sempre dietro. Ma ci stia lei dietro, ci stia, caro signore, visto che lei non conosce vergogna. Siamo amici da anni, anzi, siamo quasi parenti. Mia moglie è una cugina alla lontana di suo padre e lavoravano tutti e due insieme in uno studio del genere, sì. Ma chi, sua moglie? Mia moglie faceva da assistente al papà di Sebastiano, vedeva quello che faceva con i vecchi, con i giovani e compagnia briscola, ecco. Ma scusi, ma lei non diceva niente? Ma oh, ma io ero contento. Stia a posto suo, sa? Ero contento perché ci dava anche una percentuale. Io ben capito lei che genere di uomo è allora, toccava la gente, anzi, le dico, certe volte si sostituiva anche al papà di Sebastiano dove quell'altro non arrivava. Bene, lei è tutto contento ovviamente, ma tanto no, quella portava i soldi, ma poi molletta, dove sono cattato. È una donna d'esperienza, una donna di mondo. Lo so io che bel mondo. È stata lei che mi ha portato qua, no? Ma come, sua moglie l'ha portata direttamente qua? Certo, anche perché quando mi tira, mi guarda... Ma non mi interessa, stia fermo con le mani! Ma guarda te, sono qua pure bucerato se gli tira questa storia! Ma perché non capisci questa cosa qua? Mia moglie, ma non la voglio capire. Mia moglie è una che mi vuole bene. Ci ho portato anche mio padre qua! Suo padre? Ma certo! C'aveva bisogno. Ma scusi, ma... esigenza. Ma scusi, ma quanti anni ha suo padre? 87. Ma non si vergogna a portare quel povero vecchietto qua dentro? Con rischio che tengo il cepone. Ma no, c'aveva bisogno, certamente. L'ultima volta non ci hanno finito il servizio. Ma ti credo. Ma ti credo, me lo fa morire d'infarto sto povero uomo. No, ma no, l'ultima volta no, ma l'altra volta gli ha fatto una crisi respiratoria. Povero ma qua, c'hanno degli strumenti. C'hanno una macchinetta che gli hanno aperto le arcate! Ma che schifo, ma per l'amor del cielo, ma perché mi fa sti ragionamenti, signore? L'hanno usata anche per me. Sono ereditario. Mi ha fatto un po' alterare, ma sto tirando un mettino! E tenga posto la mano, caro signor, come si chiama? No. Lo tocco! Ancora con questa mano! Ma no, ma cosa capisce? Piacere, giudice Erminio lo tocco, sì lo so che il costume è diversamente nordico, ma il papà è di Pisso Calabro. Ma cosa vuole che me ne frega me di suo padre, cosa vuole che me ne frega? Ma pensa a te il giudice, bel paese questo, parlate tanto di moralità e poi venite qua. E dove devo venire? Ma non lo so dove devo andare. E tira, mi fa male, guarda. Me lo strapparia con le mie mani! Ma forse va bene così, mica di rompere scatola alla gente! Qui sul dolore e poi la pace! Oh, che bello, per tutti proprio! Ma perché non se lo farebbe strappare? Ma se lo faccio strappare lei, caro signore! Ma lei parla bene, perché non ce l'ha conciato come ce l'ho conciato io! Tutto brutto, tutto inoccolato, tutto rosato! Ma guarda che sta esagerando, sa? E poi è tutto strano. E dai, la moglie, il padre. Dai, ci fa senso. No, mi fa proprio schifo, va bene? Oh, e Sebastiano, e basta. Sì? Eccolo ancora. Buongiorno, signor avvocato. Senta, prendo i guanti, gli attrezzi e poi la faccio entrare, ok? Senta. Lo stia fermo anche lei. Ma lei è ancora intenzionato? Ma certo, mica cambi idea io, capetti? Io idea non la cambio. Sebastiano, mettila, ho bisogno. No, corro! Ma che schifo, solo il pensiero mi viene male. Dai, sono bambino. Senta, dai. Ma basta che la finiamo, sì, però, presa, facciamo un po' di conversazione. Bella conversazione. Bella conversazione. Senta, signor Bettino, guarda, io mi comporta solo il fatto che mi tiro però... Fra un po' sarò sdraiato su quella poltrona. Sulla poltrona? Eh sì, perché lei non va sulla poltrona, no?
Ma scusi, ma come in poltrona? Adesso cosa sto a cambiare le carte? Sì, ma sì, la poltrona dove c'è quella, quel bell'angelo che viene a vedere se le cose vanno bene. La titolare? Sì, la dottoressa controlla che Sebastiano vada bene. Ma scusi, ma non le mette soggezione questa cosa che c'è lì la dottoressa che guarda? No, ma lei controlla, anzi guardi, l'ultima volta che Sebastiano non andava bene, lei si è sostituita. Ma spero solo che non mi capiti il contrario, lei, spero solo. Fa vista grazia. Grazia, perché guardi, mi ha fatto un'iniezione lì. Ma come lì? Lì, per non farmi sentire, no. Ma perché lei non vuole sentire? Certo, perché lei vuole sentire? Ma che cosa ci sono venuto a fare qua? Sotto anestesia? Ma allora lei è un masochista! No, non sa cosa mi incontro. Si fa la piccola punturina e zac zac e dopo la dottoressa ci fa quello che ci deve fare. Ma così non mi interessa neanche. Ecco. Bocca mio, il suo è capitalizzare. No, il mio è vitalizzato come? Hai capito? Adesso basta, va bene? Anche il giudice deve stirare. Ma c'è cazzo. Come se lo faccia dire che è tipo di famiglia zozzo, lei è uno zozzone, va bene? Ma no, ma perché dice questo? Se lei può essere nelle mie condizioni. Ma che restarai a casa? Ma io non farei strafare. E io no, va bene? Io lo consiglio, qui la dottoressa e Sebastiano strappano tutto. Ma che schifo, adesso basta, adesso sai cosa faccio, adesso me ne vado perché lei mi ha stufato, va bene? Ma come si permette a parlarmi così? Ma lei che parla tanto di moralità? Ma temine! Sebastiano, tieni, no? E dillo! Lo tengo, va? Tieni, brutto valengo! Vai, Mona! Sebastiano, ma cosa cazzo sei dietro a fare? Andiamo su! Che vergogna, si stava meglio nella bella New York.